Dopo aver ritrovato la vittoria settimana scorsa per 2-1 sul campo della Citizen Academy, la Romule è chiamata a ripetersi, questa volta tra le mura amiche del campo Roma, laddove i 3 punti mancano ormai addirittura dal 25 novembre. A fronteggiarla vi è la Pescatori Ostia, penultima in classifica. E la Romule approccia molto bene al match. Già al primo minuto, Carlucci si fa vedere dalle parti di Spezzi che blocca il suo tiro. Al quinto è ancora Carlucci, questa volta in proprio a cercare la soluzione, il suo tiro, però termina lontano dalla porta. Allora la Romule prova ad attaccare da sinistra, dove c'è Ciriaki con il 7 che converge al centro. Il suo tiro è respinto da Spezzi, che non si fida della presa. Calcio d'angolo sempre sul secondo palo, proprio come settimana scorsa, sempre sulla testa di Costa, che questa volta non trova la rete. Ma gli attacchi della Romulia sono costanti e continui. Ciriaki cerca Pomponi, una serie di batti e ribatti al centro area. Carlucci prova a imbucare sul primo palo, ma tocca solo l'esterno della rete, dando l'illusione del gol. La Romulia ha spazio anche per un contropiede che gestisce sempre mandando Ciriaki in isolamento a puntare, a convergere. È ottima però la risposta di Spezzi sul suo tiro, ma Mastro Mattei, il primo a avventarsi sul pallone e a segnare nella settimana del suo compleanno il vantaggio per la Romulia. Meritatissimo, è il minuto 30, quindi alla mezz'ora la Romulia si trova finalmente in vantaggio e non è doma, anzi Mastro Mattei ci prova con un tocco di fino. Cercare la doppietta personale che però non tarda ad arrivare. Ancora Carlucci va sul fondo, questa volta sul destro. Mastro Mattei cerca la deviazione, una serie di rimpalli al volo. Sigla la doppietta personale, il 35esimo, il forcing offensivo della Romulia già nella prima frazione si traduce in un meritatissimo doppio vantaggio. La Pescatori Ostia si fa vedere solo con questo colpo di testa di Marzi, che però è centrale e pensa para facilmente. C'è tempo ancora per gli attacchi della Romulia, palla filtrante per Mastro Mattei, Spezzi respinge, arriva Montalbano tutto solo e di destro imbuca il 3-0 della Romulia. Finalmente si vede una produzione offensiva che rende merito alla prestazione e al gioco degli Amarantoro. Si passa così con le riprese a montaggio di Antonio Castro al secondo tempo, dove c'è questa ottima occasione per Valentini Mirko, che non approfitta della disattenzione di Ciavarelli e viene chiuso ottimamente da Costa in calcio d'angolo, sui cui sviluppi De Sanctis prova a convergere, a tirare a giro sul secondo palo, ma la palla non gira abbastanza. In un secondo tempo meno emozionante del primo, tenuto in costante controllo dalla Romulia, serve questa folata offensiva di Pomponi che va in percussione, entra in area di rigore, cerca il destro, ma Spezzi con la mano sinistra, molto bravo a deviare in calcio d'angolo, dai cui sviluppi Carlucci si mette in proprio, palleggia questa volta di destro, disegna una traiettoria spettacolare che si infila sotto la trapezza, scheggiandola e siglando così il gol che da tanto mancava e che tanto si merita il fantasista ex Roma. Ma c'è la migliore occasione per il Pescatori Ostia, che arriva su questo calcio di rigore correttamente decretato dal signor Vicalvi di Frosinone per fallo di Capitan Mancini. È il minuto 25, non sembrano esserci nemmeno troppe proteste. De Sanctis si incarica della battuta contro Pensa, per cui sarebbe sicuramente importante un clean sheet questa domenica di festa. La battuta, il suo tiro però è alto e così non trova la rete. Di fatto di lì in poi non succede più nulla. La Romulia batte 4-0 la Pescatori Ostia. L'appuntamento è al 7 aprile in casa contro l'Aurelia, antica Aurelia.